C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Egli venne di notte da Gesù e gli disse: «Rabbi, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui». Gesù gli rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio». Nicodemo gli disse: «Come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere?» Gesù rispose: in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto: bisogna che nasciate di nuovo. Il vento soffia dove vuole e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è di chiunque è nato dallo Spirito. Questo brano, che è una parte della conversazione che Gesù ebbe con quest'uomo di nome Nicodemo, è un brano importante perché tratta di uno degli aspetti più importanti della fede e del messaggio dell'Evangelo che Cristo Gesù ha predicato. La persona che entrò in conversazione con Gesù era, qui ci viene descritta come uno dei capi dei giudei. Era una persona certamente dunque stimata, apprezzata, che godeva appunto della stima, dell'apprezzamento delle persone della sua città, della sua nazione. Ci rendiamo conto che era una persona capace di fare le sue osservazioni, di valutare con il suo raziocinio quello che vedeva, quello che sentiva, e quindi si era fatto una certa idea di questo maestro, di questo profeta, di questo dottore, di questo uomo che veniva dalla Galilea, da Nazareth, e del quale aveva sentito tante cose, e lui stesso probabilmente era stato testimone oculare di qualche miracolo o di qualcuno degli insegnamenti che Gesù aveva dato. E lo vediamo interessato, sinceramente interessato a conoscere e a capire di più chi era questo personaggio, e quindi incontra Gesù, così come il racconto biblico ci dice, e ci dice la parola del Signore che lo incontrò di notte, probabilmente perché per il suo ruolo, per il ruolo che rivestiva nella società, non voleva esporsi troppo o non voleva toccare la suscettibilità di nessuno, voleva in qualche modo essere rispettoso delle convenzioni sociali e religiose del suo tempo. E quindi si incontra con Gesù e gli rivolge le parole che abbiamo detto: «Maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, io riconosco che c'è qualcosa di buono in te, perché altrimenti tu non potresti fare questi miracoli che tu fai se Dio non fosse con te». Quando leggiamo il resto della conversazione, la risposta di Gesù, rimaniamo in qualche modo meravigliati dal modo in cui Gesù entra subito nel vivo della conversazione. Insomma, sembra quasi che Gesù voglia mettere da parte, trascurare preamboli, voglia trascurare scambi di cortesia, apprezzamenti, per entrare subito e per andare subito al nocciolo della questione, al cuore del problema. E questo ci deve fare riflettere, perché anche noi dobbiamo capire che con il Signore o dinanzi al Signore non hanno tanta importanza le nostre affermazioni, i nostri pensieri, il nostro presentarci dinanzi a Lui girando intorno alle cose. Il Signore vuole andare al nocciolo del problema. Il Signore vuole andare a ciò che realmente è importante, e quindi, ripeto, senza mettere tempo in mezzo e senza perdersi in ulteriori discussioni e preamboli, dice con molta solennità, con molta fermezza a quest'uomo le parole che abbiamo letto: in verità io ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. In verità, era un modo caratteristico della lingua ebraica, aramaica, in cui parlava Gesù, era un modo caratteristico, dicevo, per dare solennità
per sottolineare l'importanza della cosa che si stava dicendo. E Gesù con molta solennità, con molta importanza, parla a Nicodemo e gli dice: se tu vuoi vedere il regno di Dio, se tu vuoi avere rapporto con il Signore di questo regno, con l'Iddio creatore, con l'Iddio onnipotente, allora sappi che tu devi nascere di nuovo. Perché se uno non è nato di nuovo, non può entrare, non può vedere il regno di Dio. E dunque per noi è importante questa conversazione, al di là del significato storico che può aver avuto, di questo resoconto che l'Evangelo di Giovanni ci fa, è importante perché questa è una realtà che è valida per tutti i tempi ed è un insegnamento ed una dichiarazione che il Signore ha fatto per gli uomini di tutti i tempi. Il Signore anche a noi dice che se noi non nasciamo di nuovo, noi non possiamo entrare nel regno dei cieli. Se noi non siamo nati di nuovo, non possiamo vedere il regno di Dio. E allora è importante che comprendiamo il significato di questa espressione di Gesù, nascere di nuovo. Perché dobbiamo dirlo, non è un modo di dire molto comune, e quindi abbiamo bisogno di comprendere il senso di questa parola. Certamente Gesù non intendeva riferirsi ad una seconda nascita biologica. Questa fu la prima cosa che passò per la mente a Nicodemo, il quale infatti disse a Gesù: ma Signore, Maestro, tu dici di nascere di nuovo, ma come può un uomo, se già è in età avanzata, nascere di nuovo? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre? Ma Gesù non parlava certo di una seconda nascita biologica. Forse oggi qualcuno, se si sentisse dire questa parola, nascere di nuovo, potrebbe pensare al fatto, che so io, di dover cambiare radicalmente il proprio modo di vivere, magari cambiare addirittura il luogo, la città della propria residenza, cambiare completamente lavoro, insomma svoltare, dare una svolta completa alla propria vita. Ma ci rendiamo conto dalle parole di Gesù che neanche di questo Gesù voleva parlare. Egli non intendeva parlare di queste trasformazioni, mutamenti che possono avvenire nella vita dell'uomo. È chiaro che Gesù intendeva riferirsi a qualcosa che ha a che fare con la nostra spiritualità, se volete anche con il problema religioso. Forse questo termine è più comprensibile per alcuni, no? Parlare di religione, di ciò che insomma fa parte del nostro culto, del nostro modo di metterci in rapporto con Dio. E Gesù proprio a questo si riferiva. E allora che cosa significa nascere di nuovo nel contesto della vita spirituale di un uomo, nel contesto della vita religiosa di un uomo? Certamente non significa cambiare chiesa, certamente non significa cambiare religione, perché Gesù non ha mai detto a nessuno di cambiare religione, perché Gesù sa e ci fa sapere che non è l'esteriorità del culto, non sono le forme liturgiche del culto quelle che possono realmente dare la salvezza, la speranza, la vita eterna, quelle che possono farci accedere, entrare nel regno di Dio di cui Gesù parlò. Ci sono tanti animali che nel corso della loro vita, magari di anno in anno, cambiano la loro pelle, no? Fanno la mutazione. E però rimangono sempre gli stessi. Non è che cambiando pelle l'animale cambia la sua natura e la sostanza del suo essere. Così se noi cambiamo religione, se noi cambiamo modo di vedere le cose, ma rimaniamo sostanzialmente quelli che siamo, non siamo nati di nuovo. Non è di questo che Gesù ci sta parlando. Egli non sta parlando neanche di cambiare mente, o comunque non sta parlando soltanto di cambiare idea. Perché vedete, Nicodemo, dalle poche parole che dice, e vedete che aveva delle idee corrette, però Gesù gli dice che deve nonostante tutto cambiare, deve nonostante tutto nascere di nuovo. E quindi nascere di nuovo è qualcosa di più che semplicemente cambiare idea. Nascere di nuovo non è neanche imparare a fare quello che fanno gli altri. A volte quando ci si accosta ad una chiesa, ad un gruppo, ogni chiesa, ogni gruppo religioso, ogni comunità ha insomma i suoi modi di fare, i suoi modi di offrire il culto al Signore, e allora chi si accosta magari può essere portato naturalmente ad adattarsi, quindi in qualche modo ad imitare, a seguire quello che fanno gli altri, impara a fare quello che fanno gli altri. Ma una semplice imitazione
delle forme di culto, del modo di pregare, del modo di parlare, non è il nascere di nuovo. Il nascere di nuovo è qualcosa che deve andare più nel profondo di ognuno di noi. Il nascere di nuovo, questa nuova nascita di cui Gesù parla, è una nuova vita che coinvolge l'intero essere umano, l'intera persona umana, nello spirito, nell'anima e nel corpo. Gesù vuole darci una nuova vita. Egli vuole rinnovare il nostro spirito, quello spirito che ci consente di entrare in comunione con Dio, quello spirito che molte volte nel nostro cammino umano è totalmente distante da Dio, quello spirito che sconosce la persona di Dio. Il Signore desidera trasformare questo spirito e metterci nella possibilità di poter realizzare la sua presenza, la sua comunione. Egli parla ai nostri cuori e noi parliamo a Lui per mezzo del nostro spirito che è in comunione con Lui, perché siamo una nuova creatura. Egli desidera lavorare nella nostra anima, cioè dire in quella che è la sede degli affetti, dei sentimenti, delle emozioni di ogni persona, perché desidera rinnovare appunto i nostri sentimenti, il nostro modo di vedere le cose. Egli desidera togliere dal nostro cuore, dalla nostra anima, i sentimenti che a volte sono di invidia, a volte di gelosia, a volte di rancore, a volte di egoismo, a volte di falsità, a volte di ipocrisia e tanti altri atteggiamenti di cui la nostra vita è permeata, perché desidera mettere nuovi sentimenti, desidera dare un nuovo indirizzo alla nostra vita, desidera dare nuovi programmi per la nostra esistenza, desidera mettere nuovi affetti nel nostro cuore e farci sentire e vedere le cose in un modo nuovo. Per Nicodemo abbiamo visto che era difficile capire che cosa significasse questo ed era difficile anche capire come potesse realizzarsi questo. E Gesù dice a Nicodemo che perché questo avvenga è necessario che ci sia l'intervento dello Spirito del Signore. Gesù disse queste parole importanti: quello che è nato dalla carne è carne e quello che è nato dallo Spirito è Spirito. Come a dire che la nostra natura umana noi la ereditiamo per mezzo della generazione, della vita che ci hanno trasmesso i nostri genitori, portiamo i caratteri somatici dei nostri genitori, a volte portiamo anche aspetti del carattere, aspetti comportamentali, abbiamo ereditato secondo la carne quello che i nostri padri ci hanno trasmesso, quello che le nostre madri ci hanno trasmesso. Ma la vita dello spirito non la possiamo ricevere in eredità. Non la possiamo ricevere per trasmissione biologica. La vita dello spirito, la nuova nascita, è l'opera del Signore. Perciò, prima di appoggiarci, prima di riposare su quello che può essere un modo tradizionalista di vivere la nostra fede, prima di riposare dicendo beh, io ho la religione dei miei padri, io faccio quello che mio padre mi ha insegnato, faccio quello che ho visto fare a mia madre e prima di mia madre, ai miei nonni, eccetera, prima di appoggiarci su queste convinzioni, poniamoci dinanzi alla parola di Dio, leggiamo questa parola del Signore e comprendiamo che Gesù ci fa sapere che non è questo quello che ci salva, ma è la nuova vita che Egli vuole darci. Ed Egli ce la dà per mezzo del suo spirito. Egli disse a Nicodemo che bisogna nascere d'acqua e di spirito. Sapete, per gli ebrei l'acqua aveva un'importanza notevole, perché spesso facevano delle abluzioni, facevano dei riti di purificazione con l'acqua. E Gesù fa capire a Nicodemo che non sono quei riti che possono veramente purificare il cuore. Egli ha portato un'altra acqua, che è l'acqua della sua parola, che pulisce, che rigenera, che lava, ed è l'acqua della parola di Dio e l'azione perfetta, profonda e innovatrice dello Spirito Santo, quella che ci consente di nascere di nuovo. E beati coloro i quali sperimentano questa nuova nascita, perché intanto sperimentano in questa vita la comunione con Dio, la grazia di Dio, la benedizione di Dio, e oltre a questo c'è nel cuore la speranza, che è fiducia, che è certezza di entrare nel regno di Dio, di dimorare per sempre col Signore. Nasci di nuovo,
chiedi al Signore che lo Spirito operi anche nel tuo cuore, perché tu possa diventare una nuova creatura, e questo porterà benedizione e gioia tutti i giorni della tua vita in questa terra, e lo ripeto ancora una volta, ci darà l'accesso alla vita eterna. Rinnovati per mezzo dello Spirito Santo possiamo avere accesso al trono di Dio Padre e alla comunione preziosa con il suo Santo Spirito. Dio ci benedica.